Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Atari Mega ST e contro Apple Macintosh 2 SI. È un podcast di business computing, un'invasione di campo che dovevo farlo. Entra in una playlist di retrocomputing perché le macchine Atari Mega ST, per quanto siano nate come macchine business, oggi sono collezionate dagli affezionati utenti Atari al pari dei vecchi Macintosh 2 SI. Sono tutte e due macchine business, hanno oggi un sacco di problemi. Io vi sconsiglio di puntare su queste macchine. Nel segmento home computing è possibile rintracciare macchine più recenti, performanti tanto quanto, se non molto, molto di più di queste due macchine. Detto questo, tuffiamoci nel retrocomputing del segmento business parlando di queste due macchine, di cui andremo poi anche ad esplorare i rispettivi manuali utenti. Atari Mega ST è una macchina business proposta da Atari nel 1991 durante la causa legale che era stata aperta da Apple contro Atari per plagio di sistema operativo sul TOS GEMDOS. Atari Mega ST era di fatto un Atari ST a cui erano state fatte varie modifiche hardware. Atari Mega ST poteva portare una FPU 68881 o 68882, c'era infatti un socket vuoto in cui mettere il chip. Atari Mega ST aveva un 68000, quindi una CPU a 24 bit, che poteva lavorare a 7 MHz oppure a 16 MHz, però la selezionazione, diciamo la scelta del clock, avveniva via software in modo molto elegante. La RAM di serie dell'Atari Mega ST era di 2 MB oppure di 4 MB, dipendeva dal modello di Atari Mega ST che si comprava. Atari Mega ST era espansibile fino a 8 MB con tecniche di bank switching, quindi bastava mettere una scheda Atari da 4 MB nel vano AUX. Per il resto, Atari Mega ST era identico alla linea di un computer Atari ST, chip grafico dedicato Blitter da 320x200 a 16 colori oppure 640x200 a 4 colori su una palette di 4096. Chip audio dedicato Yamaha 2149 a 3 voci stereo, prese MIDI in e out, porta seriale, porta parallela Centronic, disk drive da 1,44, vano per un disco fisso, presa per un flock esterno, uscita video RGB, presa per tastiera, mouse e joystick, slot di espansione, uscite audio stereo. A chi si rivolgeva Atari Mega ST? Ai musicisti, quanto ad operatori di desktop publishing, il sistema operativo TOS Safari era una sorta di clone del System Mac per il look and feel, tanto che dopo qualche anno il tribunale americano darà ragione alla Apple per plagio di sistema operativo da parte di Atari e il tribunale impedirà, anzi impedì ad Atari di restare nel mercato dei computer utilizzando il TOS. Ora, Atari Mega ST era in diretta competizione con Apple Macintosh 2 SE che aveva un 68030, quindi un CPU da 32 bit a 20 MHz. Aveva un vano vuoto per una FPU in cui mettere un 68881 o un 68882. Poi aveva di serie un disco fisso da 160 MHz SCSI, poi poteva avere 5 MB di RAM che è espandibile fino a 65 MB. Disk drive, mouse, tastiera e solitamente era venduto con un insolito monitor Apple più lungo che largo, ottimizzato per il desktop publishing. What you see, what you is what you get da 200x640 a migliaia di colori, oppure poteva pilotare due monitor con una scheda di espansione. Quale delle due macchine era migliore? Dunque, Atari Mega ST costava un terzo in meno del Macintosh 2 SE, ma aveva una CPU inferiore a 24 bit contro i 32 bit di Macintosh 2 SE. Atari Mega ST poteva essere espanso fino a 8 MB contro i 65 MB di Macintosh 2 SE.
potenzialmente Macintosh 2SI era più performante come macchina numeri. Tuttavia, Atari Mega STE aveva hardware grafico e sonoro dedicato ed un sistema operativo veramente multitask. Macintosh 2SI non aveva chip grafici e sonori dedicati, pur avendo una scheda video dedicata interna. Non aveva audio stereo, non aveva prese MIDI, il system del Macintosh non era perfettamente multitasking, infatti il system di Macintosh sarà pienamente multitasking solo dal 7.1, quindi dal 1993. Quindi, tirando le fila, anche se Atari Mega ST non aveva la potenza di clock e CPU di Macintosh 2SI, ecco, la distanza con una FFU messa in un Atari Mega ST, ecco, poi non era poi così astronomica come distanza, come macchina numeri rispetto al Macintosh 2SI. Inoltre Atari Mega ST costava un terzo in meno di un Macintosh 2SI. E comunque, anche se l'Atari Mega ST non poteva essere espanso oltre gli 8 mega, ecco, con 8 mega ci sarebbe fatto tantissime cose. Inoltre Atari Mega ST ci aveva di serie il fatto che era più multimediale di Macintosh 2SI e un sistema operativo pienamente multitasking. Quindi la palma d'oro va, a mio avviso, all'Atari Mega ST, che all'epoca era un passo avanti al Macintosh 2SI e che il system Macintosh non era capace di sfruttare al meglio tutta la potenza hardware con un multitasking effettivo. Andiamo a esplorare i due manuali. Ecco il manuale del Macintosh 2SI, andiamo a vederlo. Le basi del Macintosh 2SI. Eccolo qui, era così e praticamente era fatto in questo modo. Solitamente però non era venduto con questo monitor, ma con un altro che poi semmai vedremo. Le specifiche: c'aveva un Motorola 68030 a 20 MHz, processore a 32 bit, ci si poteva mettere un coprocessore 68882 da 20 MHz, c'era infatti un vano vuoto. Solitamente la macchina era già inclusa, il 68882 era già inserita insieme a tutto a tutta la macchina. La RAM poteva essere comprata con il modello 2 MB oppure poteva essere espandibile fino a 17 MB, 512K di ROM, 256K di RAM. Disk drive, disco fisso da 40 o 80 MB a seconda delle configurazioni che si andava a comprare. Espansioni, ovviamente, come tutti i Macintosh, presa SCSI, presa seriale, RS232 e quindi proprietori, porta presa tastiera e mouse, quindi niente di che. Mouse ADB, va bene, niente di le solite cose che si trovano sui Macintosh. Suono, generatore di suono, che però non era niente di particolare. Quattro voci, uno speaker, però diciamo che non era proprio eccezionale. 100 watt, dimensioni, 4 kg e mezzo di roba. Eventuali problemi, come si potevano fare, diciamo, aggiustare un po' il monitor, incazzare il monitor, insomma niente. Questi sono i manuali Apple, sono sempre stati veramente orrendi, orridi, davano tutta informazione a parte il minimo indispensabile, se non come utilizzare le cose, come utilizzare il disco fisso, il drive, le periferiche. Erano, diciamo, le macchine Macintosh manuali veramente orrendi, ma comunque d'altronde c'era il sistema operativo, si smanettava sul sistema operativo e quindi non c'era proprio un granché bisogno di veri e propri manuali, perché praticamente si imparava il volo. Come aprire, si chiamava le linguette, si pigiava qui e poi zac, si accedeva praticamente al vano. C'era una ventolina, il link per scaricare il manuale lo trovate in descrizione. Si poteva inserire o togliere la ventolina, qui c'era la scatola dell'alimentazione. Ricordate che il Macintosh 2SI era praticamente una macchina business, anche se oggi viene collezionata, ma ormai sono pieni di problemi. Un disco fisso rimovibile che doveva essere tolto e aggiunto, la presa dell'alimentazione, la flat strip come mettere, aggiunto o espanso, aggiunto nel senso che se ne opinava un altro esterno, se non ci si metteva il disk drive da 1.44, eccolo qua,
E poi cosa c'è? La scheda logica, come raggiungere la scheda logica. Questi erano praticamente i vani che poi andremo a vedere di cos'è. Ok, qui c'erano i vari connettori da tenere presente per fare alcune cose, se c'erano da mettere dei vari acceleratori. Lo speaker, che erano qua, eccolo qua, che poi questo non si guardava nemmeno perché erano già tutti già fatti. Come aggiustare, come adattare un adattatore, diciamo, da mettere nel PDS, l'unico slot che c'era. Non c'era in particolar modo, questo non c'era uno slot no bus, c'era solo un unico slot PDS, un po' come il Color Classic. E quindi si poteva mettere un connettore e una scheda acceleratrice nel PDS. Poi una no bus card, qui c'era da mettere in modo con un adattatore, attenzione perché altrimenti non ce l'aveva. Quindi c'era uno slot da mettere nel PDS, un slot PDS che poi ci poteva mettere la scheda no bus, ma non è proprio, infatti non ha slot no bus. Caricare batteria al litio, positivo, negativo, va bene. Alzare e sollevare, cambiare la batteria. Questo è l'esploso di com'era il Macintosh 2SI e qui si vede con tutte le sue caratteristiche. Era ancora un Macintosh piuttosto chiuso. Ok, questo è quanto. Andiamo a vedere il manuale dell'Atari. Eccolo qui, i manuali dell'Atari Mega ST Computer. Vediamo a doppia pagina, hanno fatto un po' mignon, ma comunque noi tanto lo andremo a esplorare rapidamente, non è che ci fermiamo più di tanto. Cosa c'era nel capitolo 1? Getting Started. Capitolo 2, utilizzare l'Atari Mega STE. Capitolo 3, gli accessori ci possiamo mettere già. Poi appendici, appendici sul pannello e porta, appendici sull'utilizzo dei controlli, appendici sul disco fisso, appendici sempre sul disco fisso negli utility. Problemi irrisolvibili, quindi non è poi così tanto. Abbiamo poi scritto mignon, spero che ci vediate. Introduzione, come utilizzare il manuale, utilizzare, ecco qui già si spiegava che era un computerino a tutti gli effetti aperto, c'è la scheda madera, qui ci si inseriva i vari spinotti e qui già c'era praticamente, ricordava un po', a mio avviso ricordava un po' l'Amiga 1000. C'aveva le varie prese, c'aveva tutte MIDI, stereo, tutto, c'aveva tutto, una bellissima macchina. Poi come si utilizzava, qui come utilizzare il disco e la tastiera, eccola qua, che era qui, una bella, grande, completa tasti funzione con tastierino numerico, quindi non ci si perdeva, una bella barra spaziatrice, tasto retro molto chiaro, lì shift, tasti funzione, numerino, ulteriori tasti per quanto riguarda, se ricordava praticamente il layout di una moderna PC, molto ampia, completa, ergonomica, c'era dicendo. L'utilizzo del disk drive, in questo manuale non ci sono fotografie ma solo disegni. Utilizzare le finestre, quindi niente di particolare, il dubbio che c'aveva, come si vede anche era il sistema operativo che era sputato al Macintosh, e se non l'avessero fatto in questo modo così praticamente evidente ad essere un plagio di sistema operativo del system del Macintosh, probabilmente la Apple non avrebbe trascinato in tribunale l'Atari, perché anche Commodore già aveva il sistema operativo a finestre, ma era completamente diverso, quindi se il layout era diverso, i colori fossero stati diversi, ecco, si vede che la Apple non avrebbe avuto ragione di trascinare in tribunale l'Atari per plagio di sistema operativo, vincendo poi la causa e impedendo all'Atari di restare nel mercato dei computer utilizzando il TOS, che era un plagio di sistema operativo. Si spiegava come utilizzare il disco, fare le copie, poi bastava andare a rufolare tra le finestre, niente più, e quindi già praticamente si imparava. Eccole qua, altre finestre che ricordano in bianco e nero né più e nemmeno il system del Macintosh. L'unica cosa è che questo era già multitasking, mentre il multitasking, quello sul system della Apple, verrà solo dal 1993, quindi questo era generalmente
molto più potente del system dell'Apple, però in modo stupido l'avevano clonato l'interfaccia. Se l'interfaccia Graphic User Interface non fosse stata così palesemente Macintosh, praticamente non avrebbe avuto ragione l'Apple di trascinare praticamente la Atari in tribunale, e quindi l'Atari avrebbe avuto un sistema operativo molto più potente, vendendo macchine più potenti ad un prezzo più basso, e quindi avrebbe preso tutta la fetta di mercato dell'Apple. Però non sono stati molto furbi, evidentemente in Atari si sono di la zappa su piedi. Ecco, non è stato molto illuminato su questa cosa. Qui si parla un po' del tutto sui pannellini del sistema operativo, delle directory, delle cartelle, come si vede le finestre, già le finestrine con i colori parlano già da sola, sembra che stanno già su un Macintosh, quindi praticamente c'era il mouse, c'era i colori, c'era l'interfaccia che erano uguali, perché era chiaro che l'Apple praticamente con l'ascensorini, il freccia in alto, freccia in basso, il cestino in basso a destra, insomma era proprio tutto uguale, di conseguenza le palette, pannello di controllo, e quindi quella lì deve stare su un Macintosh, e quindi di conseguenza l'Atari è finita bollita. Peccato, perché era una gran bella macchina, diciamo quasi un clone Macintosh, molto più un clone Macintosh che era più potente di un Macintosh, perché questo era già multitasking e sfruttava meglio, diciamo, l'hardware 68000, per quanto il chip 68000 fosse meno potente del 68030 che c'era sul 2SI. Comunque praticamente è andata a finire così, e quindi niente, il link per scaricare il manuale dell'Atari ST Mega STE lo trovate linkato in descrizione. Qui c'era poi un appendice per quanto riguarda l'elenco e un glossario, e poi niente, qui abbiamo finito. Ricordava vagamente un po' l'Amiga 1000, un po' un case, ma era decisamente molto più potente di un Macintosh del tempo, con un mouse o due tasti, ma il sistema operativo purtroppo era veramente clonato. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.